Ciao a tutti, oggi vi mostrerò una nuova routine sul materassino partendo dalla posizione quadrupedica. Quindi portandoci nella posizione quadrupedica andiamo ad allineare le mani con le dita aperte sotto alle spalle, schiacciamo indietro le spalle e posizioniamo le ginocchia sotto alle anche mantenendo un po' di spazio. Lo sguardo rimane davanti alle nostre mani, quindi la cervicale è allineata al resto della colonna. Prendendo aria mi preparo con il bacino nella posizione neutra, soffiando stretching del gatto. Vado a spingere la colonna verso il soffitto, lo sguardo all'ombelico. Prendendo aria dal naso riporto la posizione e il bacino in neutro. Soffiando arrotondo, prendendo aria ritorno nella posizione di partenza. Prendo aria, allungo la colonna. Soffiando, arrotondo, vado a spingere la schiena al soffitto. Continuo a prendere i mignoli al pavimento e passo dal bacino neutro alla retroversione, attivando forte l'addome e cercando di portare il pube verso il pavimento. Ultima ripetizione. Ritorno poi in allungamento e durante l'espirazione, stabilizzando le spalle e le scapole, fletto la spalla e incornicio il capo. Prendendo aria ritorno, soffiando parto dallo scivolamento, attivo l'addome, fletto l'altra spalla. Prendendo aria riporto la mano sotto alla spalla. Continuo ad allungare la colonna, schiaccio indietro le scapole. Continuo a mantenere lo sguardo davanti alle mani, senza modificare nulla nella colonna e nelle spalle. Ultime due ripetizioni, uno per braccio. Cercate di rimanere fermi, sempre tenendo il centro, la colonna allineata. Prendendo aria mi preparo e soffiando estendo invece l'anca. Partendo dallo scivolamento a terra, cerco di estendere senza contrarre il gluteo. Prendendo aria riporto il ginocchio sotto all'anca ed espirando estendo l'altra anca. Prendendo aria ritorno. Inspiro. Cercate di allontanare la gamba dal corpo più che riuscite. Prendo aria. Espiro. Andiamo ad unire i due esercizi lavorando in diagonale. Prendendo aria mi preparo, soffiando parto dallo scivolamento a terra, mano e piede opposto e vado a flettere la spalla ed estendere l'anca opposta. Prendo aria mi preparo e di nuovo alla successiva espirazione cambiamo diagonale. Sempre senza contrarre il gluteo, cerchiamo di far salire la gamba senza perdere il controllo del bacino. Cercate di attivare sempre l'addome, risucchiando l'ombelico verso la colonna, stabilizzo, ritorno e scarico nella posizione della foglia. Mi siedo bene sui talloni, allungo le braccia, porto il capo al centro delle braccia. Cerco di non schiacciare il costato contro le cosce, tenendo l'aria sempre nella cassa toracica, ma spingendola lateralmente e posteriormente. Portiamo le mani vicino alle ginocchia e srotoliamo la colonna, una vertebra dopo l'altra, sedendoci sui talloni. Anteponendo le braccia ci prepariamo, allungando al massimo la colonna, espirando retroversione del bacino. Prendendo aria, mi allungo e riporto il bacino neutro. Risucchio l'ombelico, retroversione. Inspirando, riporto il bacino neutro. Mantengo le braccia rilassate, lo sguardo sempre in avanti. Prendo aria, espiro, mantenendo sempre i glutei in appoggio sui talloni. Ultima ripetizione, espiro e ritorno in allungamento. Ritorno nella posizione quadrupedica e da qui, durante l'espirazione, cerco di abdurre la gamba lateralmente, tenendo fermo il bacino e stabili le spalle. Prendendo aria ritorno, espirando cambio gamba,
Cercate di mantenere spazio tra le ginocchia quando ritornate in appoggio. Cercate di mantenere le dita sempre aperte, i mignoli premuti a terra, le scapole depresse, lo sguardo davanti alle mani. Durante l'espirazione, cerco di risucchiare l'ombelico verso la colonna e abduco la gamba lateralmente. Rilassando sempre il piede, il movimento parte dall'anca. Ultime due. Ultima ripetizione. Ritorno al centro. E da qui, prendendo aria, ricercherò un piegamento sulle braccia, ognuno quanto riesce. Soffiando quindi attivo l'addome, prendendo aria cerco di spostare il peso del corpo sulle braccia, portando il viso oltre le mani. Espirando mi allontano dal materassino, ritornando a braccia tese, prendo aria, espiro. Inspiro, mantengo sempre lo stesso angolo tra il busto e le gambe. Il bacino rimane alto, cerco di avvicinare il petto alle mani. I gomiti sono stretti, sfiorano la maglietta. Ultima ripetizione e ritorno. Scarico e sciolgo i polsi. Vado di nuovo nella posizione della foglia. Continuo a spingere i glutei sui talloni e ritorno nella posizione quadrupedica. Da qui mi concentro solo sulle scapole. Prendendo aria le avvicino più che riesco, espirando le allontano. Inspiro, adduco le scapole, espiro, le abduco, le allontano. Quindi ricerco il massimo range di movimento scapolare, continuando a tenere le braccia distese, senza modificare nulla nella colonna. Isolo il movimento alle sole scapole. Lo sterno scende verso il materassino e poi sale verso il soffitto. Ultima ripetizione. Lentamente vado poi a riportare le scapole nella posizione fisiologica. Allontano le ginocchia più indietro rispetto al bacino, soffiando con un piegamento sulle braccia controllato, scendo pancia a terra. Vado a piegare le braccia, porto una mano sopra l'altra e la fronte in appoggio sulle mani. Cercate di schiacciare indietro le scapole, allontanate le gambe dal corpo. Visualizzate una puntina da disegno sotto il vostro ombelico, quindi cercate di non premere l'ombelico al pavimento. Mantenete luce sotto alla pancia. Alla prossima espirazione cercate di salire in allungamento, estendendo il dorso, mantenendo le scapole lontane che scivolano verso la tasca posteriore del pantalone. Prendendo aria mi preparo, soffiando salgo in allungamento senza portare lo sguardo in avanti. Lo sguardo rimane alle nostre mani senza fare pieghe dietro alla nuca. Attivo l'addome, stacco ancora di più l'ombelico dal materassino e cerco di sfiorare con i capelli la parete che ho di fronte. Prendendo aria ritorno. Ognuno sale quanto riesce senza percepire dolore e fastidio nella parte lombare. Cercate di stabilizzare il bacino attivando forte l'addome. Tirate in dentro la pancia, rilassate le gambe, schiacciate indietro le spalle. Non premete le braccia a terra. Cercate di allungare invece la colonna facendo spazio tra le vertebre. Ultima ripetizione. Prendendo aria riporto la fronte sulle mani e alla prossima espirazione cerchiamo di estendere un'anca senza contrarre il gluteo. Prendendo aria ritorno in appoggio senza basculare con il bacino. Alla successiva espirazione cambio gamba. Mantengo sempre l'addome attivo. Cercate di dissociare l'anca allontanando la gamba dal corpo e premendo la cresta iliaca sul pavimento, sul materassino. Rilassate intanto le spalle, la cervicale. Concentratevi invece sull'attivazione dell'addome, che ci aiuta a stabilizzare la zona lombare e anche il bacino.
Ultima ripetizione. Prima soffio, poi mi muovo e ritorno. Da qui vado a portare le mani sotto alle spalle, i gomiti chiusi sul busto, mantenendo l'addome attivo e portando in appoggio bene le ginocchia a terra, soffiando senza inarcare la zona lombare. Con un push up ritorno nella posizione della foglia e vado a scaricare. Manteniamo la respirazione attiva, cercando sempre di staccare l'ombelico dall'elastico dei pantaloni durante l'espirazione. Riportiamo le mani vicino alle ginocchia e srotoliamo la colonna, una vertebra dopo l'altra. Saliamo poi in ginocchio. Mantenendo un po' di spazio tra le ginocchia, portiamo le braccia in apertura, schiacciamo giù le spalle. Prendendo aria ci prepariamo, allunghiamo la colonna ed espirando, ricerchiamo la flessione laterale. Prendendo aria ritorno al centro. Prendo aria. Premo a terra il ginocchio destro mentre fletto il busto a sinistra e viceversa. Prendo aria. Espiro. Mantengo l'addome attivo, le braccia sempre allineate alle spalle. E ancora due. Ultima ripetizione. Ritorno al centro. E da qui portiamo le mani dietro la nuca. I gomiti in leggera chiusura, le spalle basse. Prendendo aria mi preparo. Espirando cerco di avvicinare l'ultima costola alla cresta iliaca arrotondando la parte dorsale. Prendendo aria ritorno in allungamento. Cercate di spingere il capo indietro sulle mani e non viceversa. Le mani rimangono in appoggio sull'attaccatura dei capelli e la sommità del capo che ricerca la parete che ho di fronte. Percepite i piedi alleggerirsi, quindi le gambe che si sollevano e si alleggeriscono perché sto spostando il peso del corpo in avanti, attivando forte l'addome e chiudendo quindi l'ultima costola sulla cresta iliaca. Ritorno in allungamento, riporto le braccia in apertura. Cerchiamo di portare i gomiti in spinta in avanti, pollici indietro con le braccia a ventaglio. Schiacciando giù le spalle, prendendo aria mi preparo, espirando ricerco la rotazione del busto. Prendendo aria ritorno al centro. Prendo aria. Continuo a mantenere la spinta dei pollici indietro, le spalle basse, il mento allineato allo sterno e ricerco la rotazione da una parte e poi dall'altra, sempre dopo l'espirazione. Ultime due. Percepite le scapole bloccate nella stessa posizione durante il movimento e ritorno al centro. Rilasso le braccia e mi siedo sui talloni.